sei mancino o destrorso? Destrorso che? A ti don destrorso un destro che? L'italiano sarà anche una lingua romantica, ma destrorso proprio non si può sentire. Destro, destrimano, destrorso. Insomma, usi la mano destra o quella sinistra? E perché è una domanda importante? Perché il mondo non è fatto per i mancini, o di sicuro non sono stati interpellati quando venivano inventati gli strumenti base per la sopravvivenza, tipo le forbici, o gli apriscatole, o il mouse del computer. La mano sinistra non gode di buona reputazione, è la mano del diavolo, è sporca, ha qualcosa di sinistro. Concezione negativa che accomuna moltissime culture. In Giappone essere mancini era talmente inaccettabile che le donne erano costrette a nascondere questa caratteristica per non essere ripudiate. Nei paesi arabi, ad esempio, si usa la mano destra per mangiare e la sinistra per pulirsi il culo. Andiamo avanti. E a destra. Mancino o mancus in latino significa letteralmente mutilato, storpio. Ma nessuna lingua sembra volergli portare un po' di rispetto. In inglese il termine per indicare la sinistra, left, significa lasciare, to leave, left. Ma anche impacciato. E così in tedesco con il termine links. In gallese, shoot, significa scomodo e sbagliato. E tutto sommato ha un senso. Ha un senso perché i destrorsi hanno inventato tutto. Ovvio che poi i mancini risultano goffi quando cercano di tagliare un foglio di carta e lo ritrovano tutto stropicciato. Il mondo funziona al contrario. Sacramento. Ma andiamo con ordine. Il mancinismo è la tendenza ad usare in parte o del tutto il lato sinistro del corpo per compiere gesti e movimenti sia volontari che involontari. Alcuni ricercatori sostengono che la genetica sia responsabile del 25% e il restante 75% sia ancora da determinarsi. Quindi ancora non è chiaro se ci sia di mezzo genetica, biologia, il destino o se è tutto ad minchia. In ogni caso non vi sono grandi differenze a livello emotivo o di personalità tra mancini e non. Le differenze sono molto più sottili, talmente sottili che potrebbero non esistere nemmeno i mancini destrorsi al 100% e che entrambi utilizzano entrambe le mani ma per fare cose diverse. Si mangia e si scrive con la destra, ma si calcia un pallone con la sinistra. Questi piccoli dettagli potrebbero mettere in dubbio ciò che oggi è a noi noto come distinzione tra destrimani o destrorsi o mancini. Quindi questo significherebbe che siamo tutti un po' mancini e che allo stesso tempo non lo è nessuno. Addentriamoci. Già durante la gravidanza il feto ha la tendenza a succhiare uno dei due pollici, il sinistro se sarà prevalentemente mancino e viceversa. L'effettiva lateralizzazione sia verso i 3-6 mesi, quella fase in cui i bambini toccano qualsiasi cosa sia alla loro portata. Ecco, valido indizio di mancinismo è proprio quello di capire con quale mano il pargoletto andrà ad afferrare puntualmente ciò che non deve toccare, come la presa di corrente. O la coda del gatto. E diciamo che se sei un bambino fortunato non avrai problemi a usare una mano piuttosto che un'altra, ma in alcuni paesi come la Cina viene impedito lo sviluppo naturale del mancinismo legando alla sedia l'arto funesto affinché si sviluppi la capacità di utilizzare la mano destra. Questo però ha non poche conseguenze a livello psicologico e motorio. Affinché si sviluppi l'attività motoria è necessario anche un corretto sviluppo della lateralizzazione, quindi l'utilizzo prevalente di uno dei due lati del corpo. In questo modo si attiva il movimento in corrispondenza con la dominanza emisferica cerebrale. Okay? E ciò spiega perché in una elevata percentuale di bambini ambidestri ci sia un ritardo delle funzioni motorie. Ma pensa. Nella preistoria pare che la proporzione dei mancini nella popolazione fosse molto simile a quella attuale. Quindi la media
è rimasta costante nei secoli e ciò mette in dubbio il fattore genetico di questa caratteristica. E nonostante la storia ci insegni che usare la mano sinistra sia stato impedito in ogni modo, questa rara stirpe è comunque sopravvissuta mantenendosi ad un modesto 10% in tutto il mondo. Ma come hanno fatto, considerando persecuzioni, impedimenti allo sviluppo del mancinismo e forbici montate al contrario, eh? Ma è ovvio, l'effetto sorpresa. Essere mancini comporta dei vantaggi. Nella preistoria e durante i combattimenti si muovevano in modo diverso, sorprendendo l'avversario. E questa particolarità rimane evidente anche ad oggi nel mondo sportivo. In alcuni sport essere mancini può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. E il tennis ne è un esempio, ma anche scherma o pugilato in cui il numero di mancini supera di gran lunga i destrorsi. Un punto per la mano del diavolo! E per i mancini, sì. E abbiamo anche altri punti a loro favore. Ad esempio, sono più abili nel fare all'amore, perché sono più ricchi di testosterone. Sì. Ma allora sono mancino. Negli anni Ottanta, due neurologi americani, Norman Geschwind e Albert Galaburda, estinomi, non ne posso più, hanno fatto ricerche a riguardo, scoprendo che il testosterone sarebbe coinvolto nel ritardo della maturazione dell'emisfero sinistro, che è dominante nei destrorsi. In questo modo prevale lo sviluppo dell'emisfero destro, dominante nei mancini. Ma la presenza di questo ormone sembrerebbe non essere la sola causa a renderli più hot. Ci sono altre variabili che entrano in gioco, come la creatività, una maggiore emotività e la capacità di orientarsi meglio nello spazio, che rendono quei momenti più piccanti. Inoltre, secondo alcune ricerche, l'86% dei mancini si riterrebbe sessualmente soddisfatto rispetto al 15% dei destrorsi. Quindi, la prossima volta che cercate un nuovo partner, saltate la parte delle domande del segno zodiacale, magari, e osservate con che mano afferra la forchetta, E voi destrimani, quando vi chiedono se fare l'amore, rispondete che è tutto bene, che va tutto bene, che... Le qualità spiccate dei mancini però sono state riconosciute solo verso il 1970 e negli anni 80 è stata istituita la Giornata Internazionale dei Mancini. Il 13 agosto. Ad inizio secolo però godeva ancora dei pregiudizi negativi ed era associato alla demenza e alla dislessia, anche se questa ipotesi non è stata ancora del tutto scartata. Nel 2014 il professore di Harvard Joshua Goodman ha pubblicato un articolo in cui sosteneva che i mancini guadagnassero meno. Questo problema sarebbe collegato alla minore probabilità di laurearsi per via delle difficoltà cognitive che rallentano il percorso scolastico. Ed effettivamente un'altra ricerca ha dimostrato che il reddito dei mancini era più basso, di circa il 10%. Non è stata trovata una relazione di causa-effetto vera e propria tra mancinismo e dislessia, ma sono state verificate delle correlazioni con i disturbi dell'apprendimento e ADHD. Questo potrebbe trovare un senso nella localizzazione delle funzioni linguistiche, che si trovano a livello delle aree corticali e sottocorticali dell'emisfero sinistro. Nei mancini si può verificare una indecisione funzionale tra i due emisferi che causerebbe disturbi del linguaggio di natura diversa. È noto infatti che la mano dominante determini come le emozioni e le informazioni vengano riordinate nel cervello. E uno studio del 2012 pubblicato sulla rivista PLOS ONE ha scoperto che nei mancini la motivazione viene associata ad una più intensa attività dell'emisfero destro, mentre vale il contrario per i destrorsi. E la cosa interessante è che questa cosa può influenzare come curiamo l'ansia o i disturbi dell'umore. Per esempio, il signor Geoffrey Brookshire dice che questi disturbi possono essere trattati con stimolazioni transcraniche per intensificare l'attività neurale dell'emisfero sinistro. E nel suo studio dichiara che questo trattamento potrebbe essere più utile per i mancini e meno per i destrorsi. Ma ci sono altre buone notizie. Una nota leggenda narra che i mancini godono di spiccata creatività e sviluppo del pensiero divergente.
Insomma, darebbe l'idea che il cervello dei mancini sia semplicemente un po' più confusionato, tipo una stanza disordinata, via. Ma per lo stesso motivo poi prendi un giocattolo e ne prendi un altro e via, eh? Ho un'idea. Che creatività. Alcuni degli artisti più importanti erano mancini, ma anche scienziati come Einstein, musicisti come Paul McCartney, Jimi Hendrix, addirittura Steve Jobs e Bill Gates. E con questo alziamo un po' l'ego di qualche non destrorso là fuori. Pare inoltre che sia caratteristica comune di gran parte dei presidenti americani il mancinismo. Tra i tanti abbiamo James Garfield, che poteva scrivere con entrambe le mani in due lingue diverse contemporaneamente. La caratteristica della creatività può essere dovuta ad un maggior sviluppo dell'emisfero destro oppure allo sviluppo della mentalità da outsider in giovane età. Significa avere la tendenza a sviluppare un'immagine di sé come indipendente, anticonformista, dovuta al fatto che fin da piccoli si ha a che fare con una caratteristica distintiva notevole rispetto ai nostri amici. E fermi, perché in ambito psicologico la creatività si collega alla capacità di cercare nuove soluzioni per risolvere dei problemi. In questo caso può essere dovuto proprio al fatto che molti oggetti siano studiati per chi utilizza la mano destra e che i mancini debbano trovare un modo alternativo di utilizzarli. Un esempio pratico? I tavoli delle conferenze, costruiti perfettamente seguendo la forma del braccio destro. Destro! E poi si parla di discriminazione, razzismo, sessismo, e ci mancava solo il mancinismo, da oggi al cinema. In compenso sono più abili nella scrittura giapponese, araba ed ebraica, per chi le ha studiate. Ma anche la destra ha la sua utilità in tutto ciò. Pensate che il suo utilizzo potrebbe addirittura salvare delle vite in alcune situazioni. Stiamo parlando del Dutch Reach, una tecnica utilizzata nei Paesi Bassi degli anni 60 per evitare di tirare sportellate in faccia a pedoni e ciclisti quando si scende dall'auto. Secondo questo metodo si dovrebbe aprire la portiera con la mano più lontana alla portiera stessa, nel caso del guidatore la destra, costringendo il corpo a una rotazione tale da guardare lo specchietto e la strada accanto a sé. Salva un ciclista e esci dal finestrino che fai prima. Vabbè, tanto per dire che anche la destra può avere la sua utilità anche nella vita di un mancino. Vabbè. Persecuzioni, mani legate alla sedia, addirittura paragonati a chi soffre di schizofrenia. Insomma, i mancini non godono certo di buona reputazione. Ma qualcosa possono insegnarcelo. La diversità è cosa buona e giusta. Non dobbiamo mica scrivere tutti con la stessa mano, no? Si possono anche usare i piedi, come Chen Shih-Wang, diventata famosa per scrivere con due mani e due piedi in contemporanea in due lingue diverse. Io ho certa gente che ha tempo per certe cose proprio. La diversità è positiva, ma va conosciuta, non ignorata solo perché non riusciamo a comprenderla. Andare a fondo di queste particolarità significa anche poter dare un vantaggio a chi ha caratteristiche diverse da quelle considerate come comuni. Per rendere questo mondo un po' più semplice anche a loro, inoltre anche noi impariamo qualcosa da questo. Non come Ezra Warner, l'inventrice della priscatole, utilizzabile soltanto in un verso e ovviamente con la mano destra. Apprezziamo ciò che è raro e unico a modo suo, eh? E diamoci un taglio con questi pregiudizi su... Se non dico giusto, come dico, cos'è caso? Non ho capito. Dove faccio le pause? Porca puttana. 6-3-6? Cos'è? Squadra di basket? No, perché sono in 5. Che cazzo dico? E abbiamo anche... dove vado con la voce? In vonto...